Ciao ragazzi, dunque eccoci un nuovo appuntamento con Jersey History. Oggi parliamo di una maglia che non ha avuto molta fortuna e di una stagione ovviamente per noi senza trofei, ma che a me personalmente era piaciuta moltissimo. Parliamo dell'Away del 2000-2001, cioè questa grigia, che non so se è considerata terza maglia, ma poi alla fine di fatto è stata la seconda. E questa intanto comincio a dire che non è l'ufficiale al 100%, ma è la ristampa ufficiale della Juventus. Infatti lo si vede perché non c'è lo stemma della Juve che qua c'era, ci sono solo le due stelle e c'è scritto Juve sul colletto, ma è ristampa ufficiale appunto della Juve. E di questa maglia ovviamente ce l'ho di Alex Del Piero. Questa maglia è particolare perché quell'anno lì la Juve ha avuto due tipi di magliette. Questa qua con scritto Ciao Web, quindi con il logo Ciao Web, ma usò anche per un breve periodo anche lo stemma Lotto. Una maglia, come dicevo, che non ha avuto molta fortuna, perché comunque l'anno purtroppo andò come è dovuto andare, cioè quindi lo scudetto andò a Roma. Però, devo essere sincero, a me questa maglia era piaciuta tantissimo. A differenza di molti tifosi che avevano criticato la scelta societaria, infatti creò molte polemiche il fatto di aver utilizzato questa maglia qua, proprio perché dicevano che era troppo piena di colori, sembrava una cosa di Arlecchino. Però a me non era dispiaciuta, dico la verità. Per il grigio, secondo me sulla Juve stava benissimo. Tra l'altro, una delle pochissime divise grigie della Juve, grigie grigie, parliamo di grigie quasi argentate. Diciamo che la patacca ce l'avevi sul lato con scritto Ciao Web, però la patacca sul lato ce l'avevi anche sulla prima maglia, che vedremo in un altro momento perché ho anche quello. Quindi, sinceramente, io sono sincero, la vedo più o meno così come cosa. Mi è piaciuta tantissimo. Aveva la stemma Ciao Web sia sulle maniche che sullo stemma, sullo sponsor qua. E lo stemma era Telepiù, come potete vedere, e niente da dire, insomma, quell'anno lì, cioè, insomma, sta maglia l'hanno usata diversi giocatori importanti, quindi Inzaghi, Zidane, eccetera, eccetera, eccetera. E niente, come ho detto, di Alex Del Piero, quell'anno lì Del Piero fece anche molto, molto bene. Ripeto, purtroppo la stagione non era andata bene perché siamo usciti ai gironi di Champions e soprattutto abbiamo perso lo scudetto contro la Roma. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo appuntamento, al prossimo video di Jersey History. Ciao ragazzi!